luogo della grande mela, Rampino, infatti, dice che mentre la Terra attraversa il piano galattico, le particelle di materia oscura si mettono a disperdere protoni e neutroni e quindi perdono energia e finiscono con l'essere catturate, queste particelle di materia oscura, dalla gravità nel centro del nostro pianeta. Col tempo, le particelle di materia oscura si accumulano nel nucleo terrestre e raggiungono una densità e un numero tali che iniziano a scontrarsi tra di loro e ad annichilirsi. L'annichilazione, la mutua distruzione delle particelle di materia oscura del nucleo terrestre, libera enormi quantità di energia, che aumentano la temperatura del nucleo così tanto che le conseguenze sono l'alterazione dei poli magnetici terrestri e fenomeni tettonici come l'allontanamento dei continenti, il cambiamento di velocità e direzione dell'allargamento dei fondali oceanici e di conseguenza terremoti, eruzioni vulcaniche, cambiamenti climatici e dei livelli oceanici. Insomma, catastrofi a go-go e relative ricadute negative sulle forme di vita, tipo noi. Vabbè, mi direte voi, come no, ma quante vagonate di particelle di materia oscura e quante energie e tempo ci vogliono per atterrare il nucleo della Terra che pesa un fantastiliardo di tonnellate, tipo 2000 miliardi di miliardi di tonnellate, appunto. Ti rispondo io, bella domanda, sentite la risposta di Prof. Rampino. L'illustre accademico sostiene, dati astronomici alla mano, che la Terra quando passa per il piano galattico ogni 30 milioni di anni può incontrare ammassi di materia oscura. Questi ammassi hanno una densità di materia oscura fino a un miliardo di volte maggiore della media e perciò la quantità di materia oscura che si scontra e autodisintegra nel nucleo terrestre finisce con l'essere sufficiente ad aumentare la temperatura del nucleo di un grado Kelvin in soli 5 anni e quindi di centinaia di gradi Celsius nel giro di solo qualche migliaio di anni. Ora, gli astronomi dicono che il sistema solare impiega circa un milione di anni a passare attraverso lo strato di materia oscura che c'è nel piano galattico, quindi, amici e amiche di podcast, voi capite bene che la materia oscura ha tutto il tempo necessario ad aumentare di brutto la temperatura del nucleo terrestre e scatenare catastrofi geologiche a livello planetario e farci schiattare a tutti. E ora, uno spot. Hai problemi di ansia? Soffri di sonnia perché quando sei a letto al buio e chiudi gli occhi vedi sempre e solo i quattro cavalieri dell'apocalisse e il dottor Stranamore cavalcare cavalli e carrozzina elettrica a petto nudo con tatuaggi su costole, torace e collo che dicono «Viva la devastazione totale e la distruzione globale, ma lavati comunque i denti dopo ogni pasto e usa il filo interdentale almeno finché hai ancora i denti e non sei stato disintegrato?» Prova Mazza Paur, il nuovo rimedio universale a base di cularo e vitamina C, contro gli stati d'ansia ed insonnia, e l'aerofagia, il cambiamento climatico, la fame nel mondo e 49 delle 50 sfumature di grigio. Ammazza paura, basta una bustina prima di andare a dormire e non ti rigirerai più tra le lenzuola per tutta la notte. Ammazza paura e passa tutto, anche il coroner un paio di giorni dopo. Eccoci di nuovo qua per il gran finale. Allora, facciamo un breve riassunto di quanto dice nel suo articolo il professor Rampino dopo aver studiato i dati di studi astronomici, biologici e geologici degli ultimi 30 anni. Allora, Rampino dice che il sistema solare, quindi la Terra, passa attraverso il piano della galassia, che contiene un bel po' di materia oscura, ogni 30 milioni di anni circa, e che con più o meno la stessa frequenza temporale cascano sul nostro pianeta grossi corpi celesti come le comete, si verificano fenomeni geologici catastrofici e ci sono estinzioni di massa. La coincidenza temporale dei 30 milioni di anni dei vari eventi, dice Rampino, può dipendere dal fatto che il passaggio del sistema solare attraverso il disco della Via Lattea è in grado di fare due cose. 1. Rompere le balle alle orbite delle comete che si trovano all'estrema periferia del sistema solare e farle deviare verso di noi. E 2. Far scaldare il nucleo terrestre tanto da scatenare un putiferio geologico sul nostro pianeta. Perciò, caro ascoltatore e gentile ascoltatrice, se ti stai domandando perché Rampino si sia smaciullato il cervello a sfrucugliare tutti quei dati e pubblicare il suo articolo, beh, caro mio e cara mia, la risposta è che più ne sai sulla storia della Terra e sul sistema solare, la materia oscura e la sua distribuzione nella galassia, e meglio è. Anzi, fossi in te, ma sono anche in me, un pensierino a supportare con forza in ogni modo la scienza e a sovvenzionare cacciando il grano gli enti scientifici che monitorano le comete e studiano il modo di deviare le traiettorie dei corpi celesti che ci puntano addosso, beh insomma io lo farei, considerando il fatto che l'ultima volta che il nostro beneamato sistema solare ha attraversato il piano galattico è stato circa 30 milioni di anni fa. Già cari miei, ci risiamo a quanto pare. Alla prossima, gente. Beh, piano galattico e materia oscura permettendo, naturalmente. Salve, Spock! Vieni a giocare con noi? Salve, Spock! Vieni a giocare con noi? Science Mag, vieni a giocare con noi!
Science Mag!